Si è svolta in piazza Martiri a Teramo la manifestazione degli studenti degli istituti superiori del Comune, che prendono posizione contro alcune proposte del documento di riforma dell'istruzione Renzi-Giannini denominato La Buona Scuola. Secondo gli studenti, le soluzioni ripropongono il concetto di una scuola finalizzata alla crescita economica. Si rischia quindi di subordinare la didattica scolastica alle esigenze aziendali, senza nessuna reale formazione. Nota stonata allo striscione fuori luogo lasciato davanti alla scalinata del Duomo. Conferenza stampa presso la sala assemblea del consorzio BIM del comune di Civitella del Tronto per illustrare i positivi dati registrati dalla fortezza nel corso dell'anno 2014 e la partecipazione alla nuova edizione del concorso Borgo dei Borghi all'interno della trasmissione RAI alle falde del Kilimangiaro in programma il prossimo 25 gennaio. Lettera aperta del consigliere comunale di Teramo Gianluca Pomante che lamenta lo stato di degrado di contrada Cavuccio. Mancanze di pulizia e manutenzione ed impraticabilità delle strade comunali limitrofe hanno portato all'esasperazione gli abitanti della frazione. La Caritas diocesana di Teramo organizza il primo corso per assistenti familiari denominato Immediato, Cultura e Mediazione. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Club Sor Optimist International di Teramo, vuole valorizzare la presenza degli immigrati sul territorio, considerati non solo come ricchezza economica, sociale e demografica, ma anche culturale ed umana. Colpo di mercato del Teramo Calcio che ha ufficializzato l'accordo con il calciatore bosniaco Milicevic con la formula del prestito dal Delfino Pescara. Il centrocampista ha sostenuto le visite mediche ed è già a disposizione di mister Vivarini. Queste e altre notizie su www.teramoweb.it, la web TV per la provincia di Teramo e per la diocesi di Teramo Atri.